Attenzione, Carlo! Attenzione! Il gruppo è in fondo al rettilineo, è lanciato lo sprint, c'è Belletti, c'è delle stelle, Rasmussen, Belletti, Bolle, Rasmussen dovrebbero essere i primi tre classificati. Il gruppo è compatto, il gruppo è in fondo al rettilineo, è lanciato lo sprint, c'è Belletti, c'è delle stelle, Rasmussen. Il gruppo è fondo al rettilineo, è lanciato lo sprint, c'è Belletti, c'è delle stelle, Rasmussen, Belletti vuole Rasmussen. Manuel, non solo la terza vittoria stagionale, ma soprattutto la vittoria in casa di fronte al tuo pubblico, il tuo fan club, la tua famiglia, i tuoi amici, questo è un sogno. Sì, oggi, come avevo già detto nell'intervista che avevo già fatto in precedenza con voi, ci tenevo particolarmente, quindi è stata davvero una grande emozione e arrivare qua in casa davanti al mio paese, al mio fans club, è qualcosa di veramente bello. Riviviamo le ultime fasi di gara. Ma guarda, ho faticato un pochino nell'ultimo chilometro della seconda salita, ma devo dire un grazie speciale a Giorgio Cecchinel perché mi ha spronato a tenere duro e siamo riusciti a restare con il gruppo dei migliori. In volata nel finale la squadra è stata eccezionale, mi ha tenuto davanti e nel finale Gavazzi e Ponzi mi hanno pilotato al meglio mantenendo le posizioni. Sapevo che dovevo imboccare la rotonda finale, la semicurva nelle prime posizioni, così sono riuscito a fare e quando ho lanciato la volata ho capito subito che avrei vinto, quindi è andato davvero bene. Sicuramente hai una dedica speciale per questa vittoria speciale. Ma la dedica non posso che farla al mio fans club che anche questa mattina ha dato da mangiare praticamente a tutti e al comune di Gatteo che mi sono particolarmente vicini, quindi la dedica va a loro. Il gruppo è compatto, il gruppo è in fondo al rettilineo, è lanciato lo sprint, c'è Belletti, c'è delle stelle,